here's what I'd love. You want to join the discussion? I want to know your name, occupation, and level of education. The result will be civility in public square and the triumph of populism. I am gonna single-handedly fix the internet. Comunque. I'm not out of my mind, and comunque, I'm not crazy, these are not my words. Pazza. Actually, queste these are not the actual words of queste anyone, non sono le parole but di nessuno, fictional character. Ma è di un news, personaggio. Anchor newsman Will McAvoy Will from McAvoy, the newsroom. Della newsroom. But the thing is that però, for journalism as well as il giornalismo e anche per l'attivismo and for citizens, e anche it's very per difficult i cittadini, to navigate issues like anonymity, leaks, parlare di anonimato, the delegare and security. E l'equilibrio tra privacy e sicurezza. Lo faremo oggi con il nostro prima, primo relatore, fellow at Harvard Law School, Camille François, for Internet and Society. Che si occupa she specializes in the public policy of cyber war and cyber peace, e si occupa di cyberguerra guerra e cyberpace, e si parla anche di sorveglianza della privacy. Thank you. Welcome, Camille. Benvenuta Camille. Thank you. Grazie. Thank you so much, Antonio. Grazie mille. Mes amis italiens, my Italian friends, I'm delighted to be here with you in Rome. Miei amici italiani, per me è un grande piacere essere qui a Roma. Io ho un mal di testa tremendo, però cercherò di raccontarvi una storia per quanto riguarda la sorveglianza, perché è importante, che cosa possiamo fare. È una storia molto molto ampia. Comunque abbiamo un insieme di persone che sono interessate a internet sicuro e aperto, e cercherò di avere una discussione con voi se voi non siete d'accordo, se volete dire qualche cosa possiamo fermarci e parlare. Pertanto quello che io cercherò di fare è parlare degli ultimi 13 mesi, quello che noi abbiamo imparato, che cosa possiamo farci. So 13 months ago, 13 mesi fa, a giugno, abbiamo avuto il primo Snowden Link. È stato molto interessante vedere che i primi c'era il Prism Program e altri. Prima sapevamo che le cose potevano andare male, c'erano persone che cercavano dei pezzi del puzzle e li avevano messi insieme, dicendo che c'erano delle agenzie di intelligence che volevano avere tutti i dati, avevamo dei contesti normativi piuttosto vaghi e avevamo alcune persone che avevano messo insieme pezzi del puzzle dicendo: attenzione, esiste un grosso centro dati in mezzo al deserto e non sappiamo cosa vogliono fare le persone con questi dati, perché la missione è segreta. Abbiamo detto: siete pazzi. Comunque abbiamo visto che Snowden ci ha dato l'idea di come sono messi insieme questi pezzi. Questa è la realtà che abbiamo visto. Sappiamo qual è lo stato della sorveglianza moderna. Vorrei anche dirvi che questa non è solo una storia americana, una storia di Google, è la storia di quello che verrà fatto nel XXI secolo, se questo è quello che vogliono, se hanno il bilancio per farlo, le risorse per farlo. It started with the Prism program. Questo è iniziato con il Prism program. È una cosa interessante perché le cose che si potevano ottenere abbastanza facilmente. Noi sapevamo che tutto questo stava avvenendo in America secondo una legge americana. Per esempio, Google stava agendo in linea con una legge del 78. In effetti questo ha creato molti problemi. Non so se voi utilizzate Google per fare ricerche su internet. A nessuno usa Google? Sì. Allora, tra queste persone, quanti di voi hanno un account Gmail? Utilizzate Google Maps? Va bene. Avete un Android? Allora, chi sono gli altri? So tracked. In effetti siete tutti rintracciati. Va bene.
We looked at this program and we saw this obvious bit. Visto when you were giving everything to these companies, we knew they had to comply with these legal frameworks. Che anche se queste aziende hanno queste formazioni, comunque ci sono delle leggi, però le leggi non sono estremamente approfondite. Abbiamo trovato altri programmi sorprendenti, abbiamo visto backbone hacking, oppure programmi per inserire il malware in alcuni computer. Abbiamo anche visto dei programmi che erano abbastanza forti, che erano orientati, efficienti, e quando abbiamo detto che in effetti questo è quello che io voglio che faccia una società di intelligence. This was not the case for everything. Ma questo non è vero per tutto. La maggior parte delle cose che abbiamo visto widespread, irresponsible, untargeted surveillance and hacking. Atti di hacking e di sorveglianza irresponsabili. Negli ultimi 13 mesi abbiamo cercato di capire che cosa stava avvenendo e poi, una volta che sapevamo cosa stava accadendo, volevamo capire quali erano le reazioni delle persone, volevamo analizzare le diverse persone e perché noi dovremmo in qualche modo well, if this is the reality, right? If I use Google for search, per esempio, and uso Google and Google Mail, Google Maps oppure per fare delle ricerche, stuck somewhere and it's going to be stored forever, i dati vengono sure memorizzati da qualche parte e non sappiamo come verranno utilizzati. Fundamental freedom and questa my civil rights è una libertà fondamentale, abbiamo about, i diritti civili, ci sono tante convenzioni, trattati, eccetera. Comunque volevamo capire le reazioni dei cittadini. Interesting reaction. Però from c'era a couple stata un'altra reazione interessante da alcuni governi. Per esempio, se tu stai spiando i miei leader e fate un hacking delle mie infrastrutture, questo non è compatibile con il principio di sovranità, perché questo può minacciare le nostre alleanze internazionali. E questo ha portato avanti a tutta una serie di discussioni sull'alleanza, e questa è la reazione che questo ha portato alle Nazioni Unite. Come possiamo pensare di spiarci quando il nostro sistema di alleanza si basa sull'idea di sovranità e rispetto della sovranità? E questo è una cosa di cui non parliamo abbastanza se parliamo del mondo di oggi. È un mondo molto pericoloso e molto complesso in cui abbiamo bisogno delle democrazie che sono allenate, che devono combattere contro le vere minacce per la nostra democrazia. Ovviamente non vogliamo avere degli amici che fanno un hacking contro di noi. Allora, chi è che ha reagito e come? Alcune aziende hanno detto perché abbiamo questo caos, abbiamo dei clienti che ci danno i loro dati, noi forniamo dei servizi e noi dovremmo fargli capire che cosa sta avvenendo con la loro fiducia, con i loro dati, e in questa situazione non possiamo veramente dire tutto a tutti, questo proprio perché questo impedisce a noi di lavorare e noi dobbiamo anche combattere queste pratiche che a noi non piacciono. Questo è illegale e questo ci impedisce anche di crescere a livello internazionale. Comunque poi c'è una prospettiva di cui abbiamo anche parlato, poi la tecnologia di sicurezza che ha valutato i documenti Snowden, cioè le persone che hanno un lavoro che gli porta a controllare la sicurezza di internet. E loro hanno detto, allora ci sono dei paesi democratici che dovrebbero essere i garanti della sicurezza di internet, che poi usano internet per fare hacking. Ci sono delle agenzie che dovrebbero effettuare una cibersicurezza che però creano dei bug che possono creare una vulnerabilità. Se noi, in effetti, se andiamo a vedere quello che è successo, è assolutamente folle. C'è un problema anche di sicurezza e purtroppo negli ultimi 13 mesi abbiamo visto degli esempi molto concreti di
quanto può essere diffusa la vulnerabilità della sicurezza su internet. Insomma, abbiamo avuto tanti esempi molto chiari. And then, last but e not poi, least, ultimo ma non da meno, from the intelligence community, anche dalla comunità dell'intelligenza, abbiamo avuto delle persone che hanno detto che questo non è un buon modo per lavorare così, perché secondo noi non è possibile trovare più terroristi spiando tutti, cioè 65, una donna di 65 anni che fa la spesa cercando di capire come si comporta. Non esiste un consenso. Senso, però dico che per noi è importante prendere in considerazione cosa fare con la sorveglianza. Bisogna capire esattamente come organizzare la sicurezza nel 21st secolo. Ci sono delle persone, soprattutto quelli che hanno rivelato appunto notizie segrete, che queste cose non sono legali. Comunque, il mio punto è che negli ultimi 13 mesi abbiamo visto che cosa succede alla sorveglianza contemporanea. Abbiamo avuto varie reazioni da parte delle società. Se qualcuno vi dice che non c'è nulla di male della sorveglianza, si può rispondere in vari modi. La cosa che è molto complessa per noi è che abbiamo lavorato già da 13 mesi e le cose non stanno migliorando. Se noi andiamo a vedere problemi specifici, abbiamo avuto un dibattito pubblico, ovviamente stiamo cercando di capire cosa significa. Non è che possiamo dare la colpa a un unico che ha tutte le colpe. È tutto il sistema che noi abbiamo creato porta a questo tipo di comportamenti che sono molto importanti, sono molto negativi a tutti i livelli. Infatti noi bills that are strengthening the traits that we dislike in leggi che in qualche modo mettono in pericolo surveillance machines, right? We're seeing the anti-terrorism bill in France, le garanzie, abbiamo avuto per esempio una nuova proposta di legge per gli dati nel Regno Unito, in America. Seems like it's the absolute opposite of the public debate. Infatti questo potrebbe essere l'opposto di un dibattito pubblico. Ogni parte della società dovrebbe partecipare e spiegare perché tutto questo non deve essere fatto e quali sono veramente le proposte di legge per andare nella direzione giusta. A volte il dibattito può essere frustrante, a volte ricominciamo da capo, a volte si dice che le cose non sono poi così male, non c'è nulla da temere, che i dati vengono dati dalle persone su base volontaria. Oramai lavoriamo da 13 mesi, come possiamo andare avanti? So I think that one of the problems we're grappling with is that these questions are always addressed with such a narrow prism. Che noi stiamo cercando di affrontare. And part of this, you know, part seguente. Of this way to address this is right, but it's so much bigger than that, right? So we're always saying it's a question of individual privacy. È sempre una questione di privacy individuale, però è anche più ampio come argomento che va al di là dell'individuo. The thing I think we need to keep la cosa che noi dobbiamo tenere a mente is that it's not about the individual, it's about the society we live in. It's l'individuo ma la società. Privacy, but privacy is bigger than un problema concept, di privacy, right? Una it's privacy the però of freedom che of ha speech, un, privacy in the digital age una is completely about ampia, autonomy, per esempio, la, so it's about our democracy, libertà it's about trust di in the information society, la fiducia as we said, it's about security in the information società society, e tutti questi dati che noi stiamo raccogliendo verranno memorizzati per utilizzazioni che noi non conosciamo. Is that 2 seconds? Well, it's going to be tough. And so
what we need to be aware of is we're not, you know, we don't want to create a society in which everything has been collected and stored about everyone, and any government can now show up and pull, say, you know, a list of all the people who've been calling Alcoholic Anonymous in the past 2 years, because this is the type of data that's been collected, or a list of all the people that have been driving to an abortion clinic while they have a phone with a tracker on them. Che pratica gli aborti. Questi sono i dati che vengono raccolti all'interno della società, oppure dove non solo i dati vengono raccolti, ma vengono poi memorizzati, e non sappiamo quali utilizzazioni verranno fatte di questi dati. Per esempio, ci potrebbero essere degli hacker che li utilizzeranno. In effetti, abbiamo grossi hack all'interno dei database, e dobbiamo arrivare a un sistema in cui, se non abbiamo bisogno dei dati, non dobbiamo memorizzarli. This is going to do to civil disobedience and to journalism, to the protection of the resources, to the idea that there's going to be a database with which journalists have been talking to who and about what, and what they're investigating. So quickly now, because I'm running out of time, what is it that we can do about it? Comunque, cosa Bruce ci possiamo Myers, fare? Great colleague of mine, have been saying the problem with this surveillance is that it's robust, della legge sulla sorveglianza dal punto di vista legale è abbastanza robusto, ma anche tecnico. Comunque ci sono un paio di cose che possiamo fare. Possiamo concentrarci sulla crittografia. Per esempio, voglio dirvi cosa ha detto mio fratello. Cosa mi ha chiesto? Let's get to the political part, passiamo alla parte politica. Una delle cose che noi facciamo, dobbiamo fare a livello politico, cioè chi è che prende le decisioni e che linguaggio noi utilizziamo per discutere queste decisioni. Ci sono grandi ingiustizie metadata, it's just metadata, metadati, per esempio, metadati di cui parla Obama. Non sono metadati, è una lista esauriente di tutte le persone che sono state chiamate per quanto tempo. Non sono neanche big data, cioè i dati non sono il nuovo carburante del secolo. In effetti, i dati non devono essere sfruttati per creare nuovi modelli di business, perché abbiamo conversazioni private e noi siamo all'interno di conversazioni e noi utilizziamo vocabolario sempre meno personale e tecnico, e questo è vero per il ciberterrorismo. Comunque uno dei problemi legali che abbiamo capito è che it's been addressed in a very scattered way. La protezione su internet viene affrontata in maniera molto frammentata. And whoever wanted to figure out what was happening in cyberspace had to piece together all the frameworks in a mosaic and see if there was a hole into it that people would get into. Insieme tutti i pezzi, e vedere se ci sono delle lacune. E noi passeremo a un contesto normativo abbastanza ampio. Per esempio, il Brasile l'ha fatto. I think as people who care about the open, ci sono persone che vogliono avere internet aperta e sicura. Le Filippine l'hanno fatto con una Magna Carta per la libertà di internet. Anche la Francia farà una consultazione pubblica su internet. And finally, because I cannot skip this part, but non posso saltare questa parte. Quando my citizenship, I always say I have two citizenships. It's true, because since 1992, I am and you are. I'm a French person and I am and you are. At least my Italian friends, they're European citizens. Ma sono cittadino europeo. Europe is more than a technocratic space, è solo uno spazio tecnico, è uno spazio di cittadinanza attraverso il quale noi possiamo portare avanti valori di libertà individuale. Abbiamo dei testi legali. Allora, dunque, molto importante passare a livello europeo per portare avanti queste idee. Mi scuso perché sono andata un po' troppo veloce, grazie.